Buongiorno, buongiorno a tutti, siamo qui nella sede nazionale della FLC CGIL, abbiamo Alessandro Repezzi che è un segretario nazionale del sindacato confederale qui a Roma. Buongiorno, buongiorno. Allora parliamo Repezzi di mobilità, siamo insomma con il nuovo anno arrivati a un punto diciamo importante, la mobilità del personale docente, soprattutto dei neo immessi ruolo, è un punto sul quale i sindacati insistono. C'è una legge, la legge 159 del 2019, superata quella 75 di due anni dopo del 2021, che comunque ad oggi impone il vincolo triennale appunto per presentare domande di trasferimento. Ci sono state approvate nel contratto collettivo nazionale 2019-21 delle diciamo deroghe alla questa norma che riguardano in particolare le persone con invalidità o che seguono chi detiene la 104 e madre o padri con bimbi al di sotto dei 12 anni. Oltre queste però non si riesce ad andare. Vogliamo fare un po' il punto della situazione. Innanzitutto possiamo dire che c'è una trattativa che a breve si aprirà sulla mobilità e quali sono i tempi e quali sono le prospettive. Allora, chiaramente siamo in ritardo, ahimè, come i tempi per discutere quindi dell'uscita della diciamo della nota che tutti gli anni mette in moto il processo della mobilità. Siamo in ritardo perché stiamo aspettando la firma definitiva del contratto nazionale, che chiaramente porta delle novità con sé, che sono quelle a cui facevi riferimento e che dovranno essere recepite. Noi siamo in una condizione un po' particolare perché abbiamo in vigore un contratto che copre il triennio 22-25. È un contratto che all'epoca fu firmato da una sola sigla sindacale ed è un contratto che aveva come punti di riferimento norme oramai superate. In questi ultimi due anni la mobilità è stata caratterizzata da quel contratto e poi questo anno da una deroga ai vincoli legata alla precarietà delle norme, con un insieme di norme che erano in fase di trasformazione. Quindi noi a questo punto pensiamo che in trattativa, nel contratto integrativo, si possa anche raggiungere una fase definitiva grazie anche all'attuazione del contratto nazionale e al fatto che le norme in qualche maniera sono ferme. Noi restiamo convinti che i vincoli siano una sciocchezza. Tutti invocano la continuità didattica. Il vincolo non crea le condizioni per la continuità didattica. Qui bisogna sfatare un problema, certo, che la politica ha introdotto artatamente attraverso interventi normativi. Allora, parliamo quindi anche di politica a questo punto. Ci sono stati degli emendamenti di recente, anche nel decreto mille proroghe, anche nella legge di bilancio, ma sono tutti quanti stati respinti. Questo aspetto è curioso, voi avete anche pubblicato un comunicato che appunto sottolinea questa contraddizione, perché molti dei politici, anche dell'area di governo, anche quindi della maggioranza del Parlamento, invece sembrerebbero d'accordo nel far decadere questi vincoli. Come commentiamo questo aspetto contraddittorio? Allora, intanto appunto prendiamo questo dato di fatto. Tre anni fa c'era forze che erano al governo e forze che erano all'opposizione. Quelli all'opposizione erano contro i vincoli. Negli ultimi due anni queste forze si sono alternate, qualcuna è ancora al governo, qualcuna no, all'opposizione. L'opposizione resta contraria ai vincoli. Chi è al governo fa finta di nulla e tira diritto mantenendo questa norma sui vincoli, invocando come dire, le mani legate dal PNRR, perché dice l'Europa ce lo chiede. Poi è strana questa cosa che chiede l'Europa, ci sarebbe da discutere. Ma il tema è un altro.
È evidente a tutti che la continuità didattica è un tema di qualità della scuola, ma prima di tutto, per avere continuità, bisognerebbe coprire tutti i posti vacanti dei precari. Quindi stop al precariato con una fase straordinaria di assunzione. Noi ora andremo ad assumere, ci sono i nuovi concorsi oramai in uscita, si proverà a coprire, lo Stato proverà a coprire una parte dei posti. Sì, si parla di 70.000 posti che però tra 2-3 anni avranno coperto il turnover, quindi diciamo che non sarà questa la soluzione. Quindi non sarà questa la soluzione, noi abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari. Prima questione, così si garantisce la continuità didattica. Seconda questione, la continuità didattica noi l'abbiamo già affrontata nel contratto integrativo precedente, dove il vincolo si realizzava laddove il lavoratore, quindi il docente, il personale ATA, gli educatori, ottenevano un trasferimento chiesto e desiderato. Lì a quel punto scattava un vincolo rispetto alla condizione. Ma oggi pensare di vincolare persone che alla ricerca di un posto di lavoro importante dentro lo Stato accettano posti di lavoro anche lontano dalla famiglia e quindi si ritrovano nelle necessità di avvicinarsi alla famiglia, anche perché le cose cambiano velocemente, quindi abbiamo familiari che si ammalano, figli da crescere. Quindi non tener conto di questi aspetti, specialmente con un governo che rivendica, come dire, di lavorare per la famiglia, beh, io lo ritengo veramente antistorico. In presenza di posti vacanti, poi. In presenza di posti vacanti, che sono il vero problema. Quindi, noi ci aspettiamo un po' di ragionevolezza. Qui, se c'è qualcuno, se è un po' di maniera ideologica, non siamo noi, ma è proprio il governo. Ma guardate, abbiamo le prove, come si suol dire. Da una parte abbiamo un ministro che rivendica la necessità di premiare la continuità didattica, in realtà come Caivano o come altre realtà, oppure di premiare la continuità didattica ad esempio ai tutor e agli orientatori, figure verso le quali noi siamo contrari, vuole premiare questa cosa e contestualmente mantiene i vincoli sulla mobilità. Beh, insomma, qui bisogna fare pace con se stessi. E noi ci aspettiamo che, nonostante si sia in ritardo sulla trattativa, che la trattativa possa trovare, utilizzando gli spazi che il contratto nazionale offre, spazi interpretativi che ci permettano di garantire al meglio i soggetti che hanno necessità, quindi i soggetti a cui facevi riferimento, quindi chi ha familiari con problemi di salute e chi ha i figli piccoli da seguire. Ma permetta anche di trovare un equilibrio, un giusto equilibrio tra l'esigenza di avvicinarsi a casa e l'esigenza di garantire la continuità. Potrebbe essere la possibilità di far presentare domande di assegnazione provvisoria, questa è una soluzione percorribile? Beh, questa noi la riteniamo una soluzione assolutamente funzionale. Il primo anno sei su una sede che, essendo una sede di risulta, perché mi tocca in via residuale alla fine di tutte le operazioni, dentro le operazioni, quindi prendo quello che mi tocca, essere provvisoria, dopodiché il secondo anno faccio domanda per una sede definitiva che sarà la mia sede e dentro a queste sedi che io propongo, cioè dentro le sedi che io a cui mi sento bene. Insomma, all'epoca mia ha funzionato così, insomma. Livello provvisorio, quindi per un anno, io intanto per arrivare poi al triennio. Questa potrebbe essere una soluzione, chiaramente bisogna avere la volontà. Io trovo che, come abbiamo scritto nella nostra nota, manca la volontà politica di affrontare questo tema, che è un tema non banale, non banale. Hai parlato di 70.000 assunzioni a cui si aggiungono gli assunti in questo anno scolastico. E anche il precedente ancora, quindi diciamo che cominciamo a parlare di centinaia di migliaia di insegnanti che sappiamo che in alta percentuale, diciamo, si spostano da sud, da centro-sud, verso le sedi del nord, dove c'è meno volontà, meno predisposizione nel voler fare gli insegnanti. Ragazzi, quali sono adesso le tempistiche anche proprio per offrire un servizio ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori? Contratto di mobilità, quindi quando si dovrebbe concludere e quindi quando si dovrà presentare domanda per fare appunto la mobilità 2024? Beh, noi dovremmo chiudere la partita, come è successo anche gli anni passati, entro febbraio. Noi dobbiamo chiudere la partita, diciamo, delle regole.
poi chiaramente saranno preparate tutte le procedure e normalmente nel periodo, diciamo, compreso tra la fine di marzo e tutto aprile ci sarà la presentazione delle domande con poi lo scadenziario che arriverà fino a giugno per il personale ATA con tutte le uscite. Quindi, diciamo, siamo, come si suol dire, siamo alle porte con sassi, quindi bisognerà fare veloce, però come sempre noi siamo disponibili a non stop, siamo disponibili a fare tutto ciò che serve per garantire una contrattazione che tenga conto dei diritti delle persone, che tenga conto anche della qualità della scuola e che quindi garantisca le migliori condizioni per tutti. A livello ministeriale cogliete un minimo di disponibilità, di apertura, oppure c'è intenzione di applicare in maniera rigida la normativa? Beh, a oggi il tema non è ancora stato ripreso. Devo dire che il Ministero ha dei bei problemi in questo momento all'ordine del giorno, insomma, quindi è stata accolta la nostra richiesta di incontro sul tema del dimensionamento. Come voi sapete c'è stata questa proroga, e tra l'altro il tema del dimensionamento non è neutro rispetto al tema della mobilità, perché la presenza o meno di scuole è quella che offre il panorama dei costi, e quindi c'è una partita ulteriore che si svolgerà in questi giorni che riguarda il dimensionamento. C'è il tema del riordino della sperimentazione della filiera, quindi cioè il Ministero è in ritardo su un sacco di cose, compreso questa. A oggi noi non abbiamo segnali sul tema della mobilità. Il fatto che le iscrizioni quest'anno si concluderanno, iscrizioni parliamo dalle prime classi, con alcune settimane di ritardo potrebbe comportare anche a catena dei ritardi sul fronte mobilità? Ma no, noi pensiamo di no, ecco, perché più o meno le cose, il problema è che si incrocia con queste altre tematiche, cioè noi avremo le iscrizioni dentro scuole che a oggi ancora non sappiamo come saranno formate, cioè a oggi ancora non ci sono tutte le delibere di tutte le regioni sul dimensionamento delle scuole, e tra pochi giorni si apriranno le iscrizioni dei ragazzi a scuola. Questo è il problema rispetto a quello che sarà. Poi le cose andranno a posto, torno a ripetere, da qui ad aprile contiamo sul fatto che l'amministrazione provveda a creare posti, certo un po' di confusione c'è. Voi avete associato questo dimensionamento e altre decisioni politiche con anche l'autonomia differenziata. Possiamo dire che i vincoli in qualche modo agevolano questo disegno? Assolutamente sì, perché noi pensiamo in che contesto avverrà la questione dei vincoli. Sarà un contesto dove si va verso una legiferazione in materia di istruzione di ciascuna regione, si parla di gabbie salariali, si parla di adeguare gli stipendi al costo della vita di ciascun territorio, siamo dentro la revisione delle scuole. Quindi assolutamente il tema dei vincoli rischia di essere, come dire, una necessità per i territori, quindi anche per le istituzioni, e un problema che si aggraverà per quello che riguarda i nostri colleghi. Bene, io mi fermerei qui, ringraziamo Alessandro Rapezzi della segreteria nazionale della FLCGL, e a cui diamo appuntamento a questo punto nelle prossime settimane, quando ecco verrà, insomma, avremo un quadro un po' più chiaro anche su cosa potremo ritrovarci in positivo, speriamo, riguardo appunto il nuovo contratto collettivo della mobilità, appunto per i lavoratori, in particolare per i nuovi messi in ruolo. Grazie Rapezzi. Grazie a voi, grazie a voi.